chissà com'è stato il momento in cui hai scelto a metà mattina di prenderti alcuni minuti di silenzio. Chissà com'è stato il tuo tempo. C'era uno che diceva, la solita strada bianca come il sale, sì. Il grano da crescere, i campi da arare. Il nonno di Simone ci giocava in cortile insieme, sai? Ah, sì? Sì. Quando parli di Ricaldone, fortunatamente ti riconoscono sia per il moscato e il brachetto, ma anche per Tenco, e quindi è un orgoglio. Si parla di amore sicuramente, ma si parla anche tanto di vita quotidiana. Un giorno vorrei anche vivere in un paesino piccolo, la libertà forse, o comunque il senso di, non so spiegare, di aria. Si chiama l'isola in collina perché è una crasi, dalla mia verde isola di Luigi Tenco e la casa in collina di Cesare Pavese. Noi abbiamo questi due, no, artisti piemontesi, ma della campagna piemontese. Allora ero ragazzino quando è nata l'isola in collina. Quindi l'abbiamo ereditato questo nome, ma è molto bello. Quando... Il motto che poi è dei signori di Ricaldone, un motto in dialetto che dice: o signor guardemi dalla losna d'utron e dalla rassa et cui è di Ricaldone, che vuol dire: signore proteggimi, la losna è del lampo, del tuono e dalla razza di quelli di Ricaldone. Il tramonto di Ricaldone me lo ricordo e dalla finestrella della cucina lo vedo tutte le sere e è qualcosa di spettacolare, sicuramente sì. Lontano, lontano nel mondo, guardare con gli occhi di un altro il mistero di quei vigneti, dalla strada che porta là in alto, tra i piccoli sentieri, i vicoli dei tuoi pensieri turchini.